Martedì 16 gennaio, in via Palestro 8, è stata posata la prima pietra d'inciampo a Pinerolo. Noi abbiamo creato uno sportello, abbiamo fatto ovviamente una comunicazione relativa al progetto pietra d'inciampo, a Gunther Demnig e alle caratteristiche delle pietre d'inciampo, dicendo che chiunque avesse desiderato dedicare una pietra d'inciampo per qualunque persona di cui fosse a conoscenza, non necessariamente un parente, potrebbe essere anche un amico o una vicenda di sua conoscenza, una vicenda di deportazione, avrebbe potuto contattare lo sportello. Allora, quando arrivano queste richieste, lo sportello manda una scheda che viene compilata dal richiedente la pietra d'inciampo con tutti i dati relativi al richiedente, ma soprattutto alla persona a cui si vuole dedicare la pietra, o alle persone, al nucleo familiare, se è un nucleo familiare, a cui si vuole dedicare la pietra d'inciampo. Noi abbiamo anche un comitato scientifico che fa delle ricerche di congruità dei dati storici che ci vengono forniti. Questi dati vengono passati alla segreteria di Gunther Demnig in Germania, che porta avanti la richiesta, nel senso fa confezionare le pietre, fissa un calendario, un appuntamento per Gunther Demnig, che si fa trovare. Generalmente lui viene in Italia una volta all'anno, a gennaio, 10 giorni, 15 giorni, a seconda di quante tappe ha. All'interno di questo calendario viene collocata una disponibilità anche per la zona che ha fatto richiesta, quindi in questo caso Torino e Pinerolo. Le pietre d'inciampo, in tedesco Stolperstein, sono piccole targhe d'ottone poste su gubetti delle dimensioni dei porfidi della pavimentazione stradale e vengono incastonate davanti all'ultima abitazione delle vittime della deportazione nazista e fascista. Questa di Pinerolo è una richiesta orfana, perché è un signore molto anziano, che spero ci sia oggi, non l'ho ancora visto purtroppo, che ci ha contattati l'anno scorso, un signore che abita a Frossasco, dicendo che lui aveva tanto piacere di dedicare una pietra d'inciampo a suo zio e che però non sapeva come fare perché era a Pinerolo. Allora ci siamo un po' presi a cuore il caso, diciamo così, e l'abbiamo trattato come se fosse una pietra torinese. L'abbiamo seguito dall'A alla Z, ho preso contatti con il comune ed eccoci qua, insomma, fra poco la mettiamo. L'artista che le produce è il tedesco Gunther Demnig, che a partire dal 1995 ha posato oltre 60.000 pietre in tutta Europa. Dal 2015 l'iniziativa è approdata anche a Torino e viene coordinata dal Museo Diffuso della Resistenza. Ma chi era il personaggio che viene ricordato a Pinerolo e qual è la sua storia? Luigi Cesare Grosso Campana faceva l'avvocato in questo palazzo, dove, di fronte al quale verrà messa la pietra, aveva lo studio legale e anche l'abitazione. Aveva fatto ovviamente servizio di leva, ma poi durante il secondo conflitto mondiale era stato richiamato dall'esercito a esercitare la funzione di giudice in Grecia, però a Corfù, quindi era andato a lavorare a Corfù, a fare il giudice di pace a Corfù, e poi era stato catturato, rastrellato dai tedeschi ed è stato portato al campo di internamento e di sterminio di Dęblin-Irena in Polonia, dove poi è morto. La pietra d'inciampo si somma ad altri monumenti alla memoria presenti a Pinerolo, ulteriore tappa di un percorso guidato che da qualche anno viene promosso dalla sezione locale dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Noi tutti gli anni proponiamo alle scuole, a quelle che sono interessate. L'altro anno abbiamo fatto circa una quindicina di uscite, di giornate con varie classi che ci hanno contattato, perché da 5 anni abbiamo messo in piedi un giro per la città, chiamiamolo il Tour della Resistenza, in cui ci fermiamo dove ci sono delle lapidi che ricordano alcuni momenti significativi che sono successi durante la Resistenza, e alcuni edifici, la casa del fascismo, la casa del Balilla, no? È proprio per trasmettere un po' la storia di quel periodo. E poi finiamo sempre normalmente questo nostro percorso vicino al Tempio di Valdese, dove c'è un monumento contro l'intolleranza, perché secondo noi è molto importante che i ragazzi, vedendo anche un po' le date storiche, che non soltanto l'ultima guerra mondiale, quindi i campi di concentramento, ma poi c'è stato il Ruanda, ci sono stati i desaparecidos in Argentina, le persecuzioni verso i valdesi negli secoli passati, ma capiscono qual è il pericolo di magari dar retta a chi fomenta l'odio verso i diversi, quelli che magari non vengono ritenuti degni di far parte di questa società. E in questo momento mi pare, con una forte immigrazione, è importante che questo messaggio di lotta all'intolleranza venga recepito soprattutto dalle nuove generazioni. Alla posa della pietra erano presenti, in rappresentanza dell'amministrazione pinerolese, gli assessori all'ambiente Antonio Spinelli e ai lavori pubblici Christian Bakstad Malan. Beh, intanto è un onore aver potuto conoscere il signor Gunther, che ha già posato più di 60.000 pietre in giro per l'Europa.
e ritengo che ovviamente sia doveroso riconoscere l'importanza della memoria, quindi di ricordare quello che è stato purtroppo un passato triste, ed è assolutamente fondamentale poter avere con questi piccoli simboli, ma estremamente importanti, il ricordo di quello che è successo nel passato. Quindi, oltre a ringraziare il signor Gunther, lo ringrazio anche per lasciarci questo piccolo segno di ricordo di un passato triste.